Il brutto risveglio del 3 novembre scorso a Livorno ha fatto rivivere, anche se in misura largamente inferiore, lo shock e i disagi dell'alluvione 2017. Una serie di evidenti buchi si sono manifestati a 6 anni di distanza nella rete di protezione del territorio collinare, mentre in più di una circostanza le stazioni meteorologiche autorizzate hanno indotto in errore gli amministratori locali sul che fare nella imminenza di qualche fenomeno estremo. Non è infatti possibile scherzare con piogge e mareggiate, ma è altrettanto vero che gli orari pubblici di una città non possono sempre dipendere dalle previsioni della notte o del giorno prima. A Livorno, come è noto, è stata fatta una stima per le somme urgenze dopo che il sindaco Salvetti aveva quantificato in 1 milione di euro i danni prodotti al patrimonio pubblico. Di questo milione, almeno 220 mila euro saranno richiesti al commissario per l'emergenza Eugenio Giani, interlocutore privilegiato del governo nazionale nella fase della ricostruzione post-alluvione. A Livorno si fanno per lo più i conti con la fragilità strutturale del lungomare e l'insostenibile leggerezza di una terrazza Mascagni, il cui piastrellato è risultato ancora una volta divelto dalle conseguenze della mareggiata. In questo quadro, non certo nuovo agli osservatori del territorio, assume particolare evidenza l'operazione dei tre ponti, cioè quell'intervento concepito dal Genio Civile, finanziato dalla Regione Toscana, che dovrebbe facilitare l'afflusso delle acque torrenziali verso il mare. Serviranno mesi per ridurre le 5 arcate dello storico manufatto ad una, da quando cioè il cantiere risulterà ufficialmente aperto con la demolizione dell'attuale carreggiata. A supportare la circolazione nord-sud e viceversa ci sarà il cosiddetto ponte militare Bailey, che, complice il maltempo, risulta ancora in una fase di complesso assemblaggio. Si stima però che per la fine del mese di novembre tutto possa essere condotto a regime, senza che quel delicatissimo tratto di lungomare possa incorrere in qualche altro grave fenomeno di carattere atmosferico.